In molti mi avete chiesto nei video precedenti se oggi, nel 2022, fosse ancora valido optare, comprare quindi un iPhone XS o XS Max. Rispondo con un deciso sì. Sì, ma dipende ovviamente dal prezzo. Dipende a quanto lo troviamo, quindi un prezzo giusto potrebbe essere 350 euro, messo benissimo un XS, 380-400 un XS Max, taglio di memoria da 64 giga, circa 50, 60, 70 euro in più per il 256. Lui, quello che vedete in foto, è aggiornato ovviamente da iOS 15 e letteralmente vola. La velocità del sistema, grazie proprio a questa nuova release, è incredibile. Viaggia meglio che da nuovo. L'impressione perlomeno che dà, la sensazione è quella. Lui ovviamente ha dei segni di usura proprio perché ha degli anni sulle spalle. La batteria comunque è poco al di sotto del 90%, è precisamente all'87%. Se pensiamo che è un telefono che ha appunto degli anni sulle spalle, è invecchiato molto bene. I prodotti Apple riescano comunque a garantire sempre un andamento nel tempo decisamente costante. Molto meglio di tanti dispositivi Android, molto meglio di dispositivi ancora ad oggi nuovi, comprabili appunto a prezzi stellari sopra i 1000 euro. Ci chiediamo quale sia il senso. Lui riesce comunque ad arrivare a sera senza nessun tipo di problema, fa girare tutto alla perfezione il suo sistema, la sua RAM è ottimizzata benissimo, girare nelle pagine è qualcosa di incredibilmente veloce, anche se non ha i 120 Hz degli ultimissimi iPhone Pro. Questo sappiamo però che non è poi così decisivo sul sistema iOS, perché a differenza del sistema Android è molto molto fluido, le animazioni sono leggermente più lente e questo farà sì che non ci accorgiamo poi così tanto della differenza fra 60 o 90 120 Hz. Lui col suo 60 Hz preserva la batteria, quindi questo è apprezzabile perché arriviamo a sera senza problemi e tutto gira fluido, gira veloce e è un dispositivo appagante sia per i materiali con cui è costruito, ricordiamoci lui ha la ricarica wireless, quindi se abbiamo la basetta lo appoggiamo e lo troviamo carico. Questo è una cosa che molti che ad esempio passano da Android ad iOS a Apple non pensano, perché nei dispositivi Android sono relativamente pochi, a meno che non si abbia un top o quasi top di gamma, ad avere la ricarica wireless integrata. Lui lo ha perché i dispositivi Apple erano al top già anni e anni fa. Le foto col punta e scatta sono incredibilmente belle, nitide, veloci. Anche i video li gira veramente fluidi, veramente stabilizzati, proprio perché la sua camera è stabilizzata e dà una soddisfazione anche nelle foto, anche al chiuso, che dispositivi Android che oggi possiamo acquistare sui 300-350 euro ovviamente non danno. Qui però stiamo parlando di un dispositivo usato, quindi cosa ci compriamo con gli stessi soldi nell'usato Android? Possiamo comprare un Samsung Note 10? Oppure un OnePlus, un nuovo OnePlus 8 Pro. Certo, sono dispositivi che funzionano benissimo e hanno sistemi differenti, quindi non vogliamo dire quale sia peggio, quale sia meglio. Però quando vogliamo acquistare qualcosa di veramente fatto bene e vogliamo magari appunto andare ad Apple, lui sicuramente è una scelta saggia. Cioè, voi guardate come ora The Fork, lo devo aggiornare, guardate in che rapidità aggiorna un'applicazione. Io non fo altro ovviamente, no? Nel market di mettere nell'App Store l'applicazione da aggiornare, pigio aggiorna, non è assolutamente in wifi, quindi è in 4G classico e guardate voi, pum, bella, già installata, aggiornata. Ha una velocità di sistema appagante. Lui non farà rimpiangere i dispositivi da 800, 1000, 1200 euro, anche perché è un dispositivo che alla sua uscita costava ben oltre i 1000 euro. E quindi non stiamo comprando un dispositivo di fascia media né un dispositivo di fascia bassa. Lui era un top di gamma ed è ad oggi un top di gamma.
Io vi lascio in descrizione qualche link utili, se questi possano appunto servire per acquistarlo su Amazon magari come ricondizionato. Sappiamo che su Amazon abbiamo quel qualcosa in più che potremmo avere su altri canali, come ad esempio il reso gratuito anche sul ricondizionato. Occhio, perché su alcuni ricondizionati possiamo addirittura renderli per problemi che ci possa magari dare il telefonino entro un anno dall'acquisto. Questa non è una cosa da prendere per scontato, non è la classica assistenza di 30 giorni o 15 o 2 mesi, ma un anno è veramente tanta tanta roba. Lui è ovviamente compatibile con tutto l'ecosistema Apple, quindi potrebbe essere un'ottima base per chi vuole passare ad Apple e avere magari un Apple Watch e avere magari le AirPods che funzionano benissimo, gli AirTag. Entrare nell'ecosistema Apple con un dispositivo che con 300-350 euro ci permette di arrivare appunto a prendere una completezza totale è sicuramente una scelta fatta bene. Vi voglio mettere questi tre telefonini per farvi capire soltanto una cosa. Questo è un Realme, un C21, dispositivo di fascia molto bassa, 90-100 euro. Lui ovviamente è l'iPhone XS Max versione 64 giga. E se guardiamo l'ottimizzazione che hanno questi telefoni, che a quale siamo arrivati oggi, soprattutto negli iPhone, è incredibile. Messo a paragone con telefoni di fascia bassa o fascia ex alta come questo BlackBerry sulla sinistra, farà sempre una grandissima bella figura. Come sempre, link in descrizione. Se non sei iscritto, sai cosa fare. Ciao, al prossimo video!